sdraiati, perché mi è dato di leggere l'anno scorso, di Michele Serra, penso che avete avuto modo di leggere questo testo. E prendo lo spunto dal testo di Serra, perché ci offre, secondo me, una fotografia abbastanza esilarante di un figlio 19enne che è ripreso nelle sue manifestazioni di autismo, diciamo, relazionale di disordine. E il padre, che è il giornalista Michele Serra, si meraviglia quasi, tanto che si chiede come sia possibile che suo figlio non possegga un senso estetico e perché non si appassioni magari alla vendemmia in mezzo alla natura, in mezzo ai colori dell'autunno. E poi addirittura è restio ad affrontare con lui una passeggiata al Colle della Nasca, tanto che addirittura Michele dice: se non vieni con me al Colle della Nasca non fai un dispetto a me, lo fai a te stesso. Cioè, quasi come dire, un desiderio di recuperare il rapporto perduto, quantomeno accantonato, con il figlio. Ecco, questi conflitti generazionali, diciamo, ci sono da che mondo è mondo, ma sono sempre basati sul rifiuto dello status quo di un rapporto personale o di massa nei confronti della società. Io direi che occorre, lo diranno sicuramente in maniera più autorevole le persone che sono accanto a me, una figura adulta che proponga una visione della vita con cui confrontarsi, con cui anche scontrarsi, lo vedremo, insomma, senza che il pensiero vada spesso ai padri padroni. Vediamo che l'attualità è piena di questo, i mass media ci raccontano continuamente. Ecco, senza che il pensiero vada a questo, un figlio ha bisogno di un genitore che, senza tanto parlare, c'è per lui. Cioè, una persona a cui può legarsi nei momenti di passaggio della vita, o anche per chiedere un consiglio, per poi magari, diciamo, rifiutare questo consiglio. Ma a quel punto entra in gioco, come dire, il bisogno personale, la libertà del figlio. Ecco, la situazione degli adolescenti, ecco, di oggi, non è aiutata, secondo me, da analisi solo sociologiche o culturali, ma da adulti che vivono la loro vita con responsabilità e rispetto dell'individualità dell'altro, soprattutto se questo altro è un figlio, e lo vediamo un po' sul nostro appello, ognuno di noi. Quindi un genitore lascia sempre un segno nell'animo del figlio, diciamo, neanche nella sua mente, e nel rapporto con il figlio non ci si deve annullare, ci si deve giocare la faccia, senza la pretesa che i nostri figli siano dei cloni. Cioè, sono due libertà che si incontrano, e poi quello che ne sortisce è un mistero che va oltre di noi e che va, come dire, non dico accettato, ma affrontato. E chiudo, mi legandomi magari a quella che sarà la domanda iniziale, poi presenterò i nostri ospiti, adulti e ragazzi su rive opposte. C'è un bellissimo passaggio su un testo, lo scrittore e l'insegnante di una scuola media della periferia romana, Marco Lodoli, che nel tratteggiare questo distacco, questo gap, diciamo, tra adulti e adolescenti su rive opposte, che tendono ad allontanarsi sempre di più, e quindi è come se uno sentisse questo vissuto di stranità, arriva a dire questo, riportando l'esempio, appunto, scolastico di suo: io non esisto, sono diventata invisibile, mi dice una professoressa con la voce spezzata e gli occhi umidi. Entro in classe, comincio a spiegare e subito mi accorgo che nessuno mi ascolta. Nessuno, capisci? E così per giorni, mesi, forse per tutto l'anno. La mia voce non gli arriva. Parlo e vedo le parole che si dissolvono nell'aria, e dopo un poco mi sembra che anch'io mi dissolvo. Resta solo un senso di impotenza, di fallimento. Perché accade questo? Perché sembrano saltati i ponti e le rive si allontanano sempre di più? Ecco, questa è molto forte come immagine, però ecco, e ritorno all'incipit iniziale. Il momento di stasera è molto importante, proprio perché, secondo me, i nostri ospiti non ci daranno delle soluzioni, delle ricette, ma ci aiutano, attraverso una sorta di provocazione, a prendere seriamente in esame questa questione, senza ripetere che ormai è un'emergenza educativa che conosciamo. Allora, ecco, prima di passare alla prima domanda, li presento subito. Alla mia sinistra Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano e dell'AGIPSA, insegna nel Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca. Negli ultimi anni la sua ricerca si è focalizzata sui nativi digitali e sulle problematiche connesse all'utilizzo di Internet. Lo saluterei con un applauso. Matteo Lancini, grazie per essere venuto. Qui invece accanto a me, sulla sinistra, Alessandra Augelli, docente di pedagogia della famiglia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, svolge attività di formazione sui temi dell'affettività e della relazionalità, occupandosi di educazione familiare,
con particolare attenzione all'età preadolescenziale e giovanile. Grazie. Alla mia destra, Fabio Pizzu, una brevissima parentesi, conosciamo benissimo il papà, però ho avuto modo di seguirlo ad in vari incontri, anche lui è giornalista professionista e anche, come diceva prima, che è anche impegnativo, come non è un hobby, non è consigliere regionale della Lombardia e responsabile della comunicazione del Consiglio regionale. Del gruppo. Va bene, ho enfatizzato troppo. Non mi è messo così male. Va bene, però va bene. Non è vero, lo vedremo dopo, che invece è un modesto. È stato presidente dell'Azione Cattolica di Diocesi di Milano e membro del Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica. Benissimo, grazie Fabio. Allora, abbiamo un blocco di domande. Siamo in famiglia, Santa Pietra. Occhio a quel microfono. Ho scordato, il vescovo ci saluta e non è potuto essere qui presente perché è impegnato a Matelica nella concattedrale, perché è il patrono, quindi porta il suo saluto, vuole essere presente, ma insomma non c'è per impegni istituzionali. Ecco, ci tenevo, perché lui ci teneva a farlo sapere. Grazie Marco, perché giustamente anche Don Stefano è sempre molto vicino anche alla vita in realtà di movimenti e associazioni come quelle Azione Cattolica. Allora, blocco di domande, abbiamo evitato il dibattito anche perché vogliamo porre attenzione sui nostri ospiti, quindi tra virgolette sfruttati al massimo. Eventualmente, finito l'incontro, c'è la possibilità magari poi di interagire anche con loro un attimo e prendere accordi. Prima domanda che io lancerei subito a Matteo: adulti e giovani su rive opposte, lo vediamo prima con quell'esempio della scuola, cioè è davvero così? In passato com'era? Quali sono, secondo te, i fattori sociali decisivi che influiscono su questo gap, su questa distanza? Poi le domande le faremo anche a loro. E certamente, Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Credo che provo appunto in 4-5 minuti a trattare questa questione. Oggi gli adolescenti sono, a mio avviso, molto meno su rive opposte rispetto al passato, nel senso che sono tendenzialmente meno positivi, meno conflittuali rispetto agli adulti. I testi che citavi, dagli sdraiati che conosco, Michele Serra lo scrive da parte di un padre che li guarda un po' esterrefatti, e l'insegnante parla di come oggi entrare in classe significhi per questi ragazzi non riconoscere un valore simbolico e quindi li vedono distanti. Ma non dobbiamo confondere, come dire, questa distanza come una maggiore conflittualità, anzi al contrario. Io, insomma, nel lavoro che faccio, nei testi che scrivo, dico che oggi il problema dell'adolescente è che affronta l'adolescenza lavorando dentro una dimensione in cui il vero problema è la delusione. Provo a spiegarla meglio. In passato e ancora oggi si tende moltissimo a leggere l'adolescenza come oppositiva, come trasgressiva, come se avessimo in mente delle adolescenze come le nostre. Quando si cresceva, lo citavi tu, all'interno di una famiglia normativa, tradizionale, più governata dal padre, prima della crisi del padre simbolico, una famiglia dove venivi al mondo e il mito affettivo materno e paterno era come in qualche modo quello che ti faceva sentire inadatto. Sapete che la famiglia in passato in qualche modo governava sin da subito l'educazione, come dire, guardando il bambino con un certo sospetto, perché andava normato, andava regolamentato, era visto come un soggetto avido, incontinente, che andava, come dire, subito fatto sentire inadatto. Ecco il dispositivo della colpa che io ho dentro sin da piccolo, essendo cresciuto in quella famiglia, che in parte ci ha rovinato anche la vita, nel senso che è quello che tutte le volte ti ripete: prima il dovere, poi il piacere, prima il dovere, poi il piacere. Per tanti motivi non abbiamo tempo, questo modello familiare, io parto dalla famiglia e poi si potrebbe, parleremo anche di altre, questo modello entra in crisi, una ridistribuzione di ruoli, insomma, inutile che vi dica. Fatto sta che negli ultimi anni tutte le ricerche ci dicono che la famiglia oggi è più affettiva, è una famiglia che tende molto di più a sostenere la crescita del bambino, lo guarda come un cucciolo prezioso, come se gli dicesse altro che normarti, prova, aspira ad avere un modello educativo che dovrebbe aiutare il bambino a essere se stesso, convinta che questo lo renderebbe felice. Ci prova, eh? Il mestiere del genitore è complicato, come sappiamo, anzi era un mestiere impossibile, come dice Freud. Ora, i
i bambini cresciuti all'interno di questa famiglia sono bambini, io chiamo, molto precocizzati e in parte adultizzati, cioè sono bambini che poi sono spinti ad avere tante relazioni con i coetanei. Faccio un esempio che forse posso condividere con, rispetto alla nostra infanzia. Io quando ero bambino frequentavo i figli dei miei genitori, ti toccava così, i genitori avevano degli amici e dicevano stasera si va da quelli, ma non mi zitto, si va, punto. Oggi se malauguratamente vostro figlio, almeno a Milano funziona così, poi mi direte, a 4 anni fuori dall'asilo, come dire, fa 2 pomeriggi e si ferma con un bambino a parlare, vi arriverà sul gruppo di WhatsApp, io non ce l'ho ma mia moglie ce l'ha, un messaggio che dice, avete visto? Che cosa? I nostri figli vanno d'accordo, vi invitiamo a bere un tè, così se poi andiamo d'accordo facciamo il weekend e diventiamo anche amici e magari organizziamo le vacanze. Cioè c'è una spinta alla socializzazione dei bambini, all'idea di seguirne l'intento, come che devono scegliere loro gli amici, poi se c'è un loro talento si avvicina subito un'attività sportiva e via dicendo. Se a questo sommate ovviamente la questione di internet, della società del narcisismo, della popolarità e della sottocultura televisiva, il problema che abbiamo oggi è che quando arriva l'adolescenza questi bambini arrivano con un carico di aspettative di riuscita, di essere felici, di successo molto elevate, che rischiano di crollare con l'adolescenza. Quindi il problema per l'adolescente odierno, e guardate che secondo me è molto importante, non è la trasgressione, non c'è nessun padre da cui opporsi ai tempi in cui sono cresciuti per 4 anni di fila guardando Papà Pig, che mi sembra tutto meno che un padre autoritario, è un problema di tollerare, come dire, delle aspettative ideali che rischiano di crollare. Quindi oggi, ed è questo credo importante, la trasgressione, mi permetto di dirlo, non esiste, o meglio, esiste in alcuni margini di comportamento. È trasgressivo per la legge anche il consumo delle sostanze, penso ai cannabinoidi, che non sono, ma sono consumi che se fate ricerche sono molto diversi rispetto a 30 anni fa, dove erano consumi simbolicamente contro, trasgressivi, oppositivi, quando dovevi liberare te stesso, il desiderio, il vero sé. Oggi sono molto di più dei anestetici, un'antinoia, un'antitristezza, e ce lo dicono tutte le ricerche. E guardate che avere in mente questo è fondamentale. Quindi cosa succede? Una volta si cresceva per opposizione, conflitto, ti sottomettevi all'insegnante che simbolicamente o il preside rappresentava il padre, perché lui erano coloro che ti mettevano dentro, come dire, quello che ritenevano giusto, ma sotto sotto non li seguivi. Alcuni anzi gli auguravi cose terribili, perché ti sottomettevi. Oggi questo non avviene più, oggi non è più opposizione, oggi arrivi con un carico di aspettative, e il problema che devono affrontare i genitori oggi, anche la scuola, è di sostenere ragazzi che hanno una fragilità, potremmo dire narcisistica, in cui il problema è di sentirsi sempre inadeguati, vergogna, non all'altezza delle aspettative. Quindi questo è molto diverso, perché leggere un comportamento come oppositivo e trasgressivo, invece capire che l'adolescente che senti lontano è perché ti sta deludendo, e come sostenere la delusione, è la grande scommessa di oggi. Per questo dico, generazioni che nonostante, e termino, noi non ci siamo troppo interessati al loro futuro, inutile dirvi quanto abbiamo disboscato il pianeta, quanto non andiamo in pensione, quanto erodiamo tutte, prendiamo tutte le risorse del pianeta, nonostante questo, come vedete, non contestano, non c'è contestazione di piazza, non è che fuori oggi a Fabriano dice c'è un convegno sui giovani, andiamo a contestare l'adulto che non ci sta consegnando il futuro, ci ha tolto il posto fisso e dice che non facciamo, magari, ma non credo. Saranno in qualche centro commerciale alcuni, perché di solito è un ambiente a buona temperatura. E invece il problema è la delusione. Credo che questo sia importante, perché il tema dei ragazzi di oggi, la distanza che si sente, è questa. Cosa vuol dire essere genitori che tollerano, perché l'adolescenza è così, che il figlio rispetto alle aspettative non sia quello che ti aspetti, e cosa vuol dire sostenere i ragazzi rispetto alla delusione? Questo credo sia molto diverso, perché se no torniamo a pensare che li dobbiamo normare, regolamentare, che il loro problema è l'oppositività e la trasgressione. Grazie Matteo, darei subito la parola a Alessandra, partendo proprio da questo punto. Ecco, mi colpiva, la domanda è la stessa, ecco, che la distanza non è una conflittualità, questo mi sembra già un buon punto di partenza, perché altrimenti sembra aver scoperto di sale l'acqua calda. Invece chiaramente è un punto importante, perché significa cercare di capire, di percepire quelli che sono i reali bisogni e anche le vere aspettative che hanno questi giovani.
Sì, io vi ringrazio, anch'io sono molto contenta di essere qui nonostante alcune peripezie, ma ci siamo. E aggiungo ecco, un paio di pezzettini, nel senso che rispetto a questa questione vi lancio ecco, due parole chiave che per me sono state importanti per inserire questo argomento in una cornice più ampia. Una è la totalità e la parcellizzazione. E, cioè, mi sembra che prima ci fosse molto più contiguità tra le età, nel senso che anziani, bambini, adulti e giovani avessero degli spazi di contiguità dati proprio dalla condivisione di ambienti comuni. Pensiamo solo al quartiere o appunto alle forme di apprendistato che ecco, diversi decenni fa erano in qualche modo opportunità di tutti, in cui l'anziano si rivedeva in qualche modo nel bambino e ricuciva una ciclicità vitale e allo stesso tempo il bambino prendeva parte no, della saggezza e del futuro che lo attendeva dell'anziano, riconquistava ad esempio le radici del passato. Questa contiguità in qualche modo è venuta meno per appunto la complessità della vita e anche per la frammentazione anche proprio degli ambienti di vita, per cui adesso i bambini stanno nei servizi per l'infanzia, gli anziani stanno nei loro ambienti ecco, precisi, gli adulti e i giovani hanno, è come se avessimo dei contenitori spazio-temporali più marcati. Questa assenza di contiguità ci fa vedere la vita, diceva anche Guardini, come in maniera frammentata, cioè non c'è più contaminazione tra l'età della vita, ma la vita è fatta di attimi, di frammenti slegati tra di loro, per cui facciamo fatica a ritracciare, rinvenire le tracce di un'esistenza in una maniera più totale, con un orizzonte più ampio. E Guardini dice proprio abbiamo perso la coscienza della totalità e quindi anche della contaminazione, cioè che c'è un bambino in ogni anziano, c'è un anziano in ogni bambino, c'è un po' una parte di giovinezza in un adulto, c'è una parte di adultità nella giovinezza, cioè sono venute meno un po' appunto le contaminazioni e anche proprio i momenti di passaggio si fanno, per quel motivo che condivido con Matteo, si fanno fluidi, vaghi, non abbiamo più momenti in cui questi passaggi si notano e anche in qualche modo si ritualizzano, si stabilizzano. E ecco, questo è uno, secondo me, dei motivi che appunto ci fa allontanare dal vedere la vita come una totalità, dentro cui siamo appunto, quindi perdiamo un po' il vissuto dell'essere storia, cioè che ognuno di noi è una storia fatta appunto di tracce in continuità tra di loro. L'altra parola che vi consegno rispetto a questo tema è il testamento, cioè fare testamento. Da buona pugliese di un paesino appunto della Puglia so che il momento in cui si lascia un'eredità no, sono momenti delicatissimi nel vissuto di una famiglia. E perché sostanzialmente? Che cos'è il testamento? A noi cristiani è anche una parola molto carica. Il testamento è un testo e come ogni testo viene tradotto. Tradotto etimologicamente dal latino, ha in sé ogni traduzione è in realtà una perdita, cioè nel senso che in ogni traduzione, pensate anche un po' all'immagine del testimone che ci viene passato nella staffetta, ha in sé il rischio della perdita. Cosa succede? Che a mio avviso rischiamo di non essere appunto più, di non poter vivere più questo rapporto testamentario. Perché? Perché da una parte gli adulti a mio avviso hanno molta paura della perdita e quindi smettono di fare testamento. Smettono di fare testamento perché hanno paura della reinterpretazione dei giovani, cosa che forse è sempre esistita. Ma io penso che ecco, allontanandoci dal vissuto del morire e della morte come una consapevolezza di vita, abbiamo perso le tante familiarizzazioni con le piccole morti quotidiane, una delle quali è anche la delusione, no? E cioè, diventiamo fragili perché siamo incapaci di relazionarci con tutte le forme del morire e quindi in qualche modo abbiamo paura del trasmettere qualcosa perché temiamo che l'altro possa reinterpretare e perdere qualcosa di quello che gli abbiamo consegnato.
ma se ci pensate così, per cui cioè nel meccanismo ecovitale così, per cui gli insegnanti, gli adulti in generale smettono di fare testamento, smettono alle volte di narrare, pensate anche alle narrazioni affettive, non si parla più, cioè è difficile che un genitore racconti al figlio come sono conosciuti il papà e la mamma, che tipo di rapporto hanno avuto, un po' perché lo danno per scontato, un po' perché temono, ecco, in questo fraintendimento, per cui non ti dico più niente, quando rispetto appunto al gap, alle volte che si crea, non ti dico più niente, dove non ti dico più niente significa da un lato ti lascio fare, ti lascio stare, ma anche rinuncio al prender parola, appunto al fare testamento. Dall'altra parte i giovani pensano di poter fare a meno di questa eredità, no? Che è l'eredità genitoriale e l'eredità degli adulti. In questo modo però l'eredità, che secondo me molte volte è percepita come un fardello pesante, dopo magari ci ritornerò, cioè e fa parte un po', ecco, di quello che i genitori ci consegnano, e diventa però anche un grande elemento di un grande fondamento esistenziale, quindi da cui partire. E i giovani rischiano di voler fare a meno di questa eredità, ma non sanno che nel voler fare a meno di questa eredità in realtà ne diventano vittime inconsapevoli, no? Perché se io non so che cosa mi ha lasciato mio padre e mia madre, anche di negativo, anche di faticoso, mi illudo di essere indipendente, di essere autonomo, in realtà ho delle schiavitù interiori e autobiografiche di cui farò fatica a liberarmi, o che comunque, essendo un condizionamento implicito, mi potenzieranno in me, ecco, questi legami. Per cui, ecco, il rischio della perdita è necessario da in qualche modo affrontare da parte dell'adulto. Ricordiamoci che partorire, cioè lasciare andare un figlio, contiene in sé la parola appunto pars, cioè essere parte, quello che diceva prima Matteo, cioè riconoscere che il figlio è parte di me ma non è tutto, per cui devo accettare o morire a me stesso per dar spazio all'altro, e rispetto a queste morti probabilmente gli adulti sono in difficoltà. E allo stesso tempo, ecco, i giovani a recuperare questo testimone, questo testamento, riacquisendo anche la libertà e la possibilità di reinterpretarlo in maniera creativa. Grazie Alessandra. Adesso darei questo primo turno di domande la parola a Fabio per un ulteriore approfondimento. Con tutto quello che hanno detto loro, no, in realtà loro sono bravi professori, io sarò molto più impressionista, e parto dalla metafora, dall'immagine che ci è stata consegnata sia sul volantino di invito a questo incontro, sia in questa domanda, no? Su rive opposte. Ma siamo proprio sicuri che sia la metafora giusta per descrivere la condizione nella quale si trova l'adulto e l'adolescente oggi? La mia sensazione è che si trovino più in mezzo al fiume, dentro la corrente. Per prendere a prestito un'immagine del recentemente scomparso sociologo Zygmunt Bauman, siamo un po' in una realtà liquida che sfugge. Quindi io vi riconsegnerei invece l'immagine di appunto adulti e adolescenti che sono in mezzo al fiume. Un fiume che faticano in qualche maniera a interpretare e faticano a guadare, perché ci si trovano in mezzo e faticano, lo dicevano anche poco fa sia Matteo sia Alessandra, ad avere questo sviluppo, questa visione di totalità. Quando tu attraversi un fiume su un ponte, meglio ancora, perché hai un punto di partenza e un punto d'arrivo. Se lo guadi, hai una riva di partenza e una riva di arrivo, il rischio oggi è di essere in mezzo a questo fiume. Un fiume, e qui rubo una metafora a un libro che su queste tematiche secondo me è molto suggestivo e di cui si è parlato molto in queste settimane, che è Le otto montagne di Paolo Cognetti. Paolo Cognetti a un certo punto descrive un torrente, appunto, metafora del fiume. E la domanda è, ma in un torrente, per la trota che ci nuota dentro, dov'è il futuro?
Uno, la prima cosa che ci viene in mente è che quando uno è in mezzo a un fiume, il futuro è quello che è il fatto che la corrente mi va oltre, quindi il futuro è quello che mi passa via, che mi sfugge via. Ecco, il rischio oggi è che dentro il fiume sia gli adulti sia gli adolescenti vedano il futuro come qualcosa che si scivola via. In realtà per la trota dentro il fiume, trota che nuota controcorrente, il futuro è quello che deve arrivare, è quel qualcosa di promettente che la corrente mi porta e di cui io trota posso nutrirmi. Provate a immaginare la grossa differenza tra un essere in un fiume dove il futuro ti è già sfuggito perché la corrente l'ha portato via, o essere in un fiume dove il futuro è qualcosa che tu attendi, certo nuotando controcorrente, però qualcosa che ti arriva, qualcosa che ti può anche concedere e regalare qualcosa. Ecco, essere in questo fiume e non su sponde diverse attiva un po' tutte le riflessioni che abbiamo sentito poco fa, cioè un essere un po' smarriti da parte dell'adolescente, ma anche da parte dell'adulto. E c'è un altro tema che porta con sé questa metafora del fiume e del torrente. Noi ci limitiamo nella realtà di oggi a rimanere alla superficie. Surfiamo, si dice, no? in gergo. Ecco, questa superficialità che pare più rassicurante perché ti consente di galleggiare, di non bagnarti, di cavartela senza affondare, in realtà è qualcosa che ti rende ancora più instabile, ancora più fluido, ancora più incapace di trovare dei riferimenti, di trovare una tua identità con la quale confrontarti o a partire dalla quale dare dei messaggi agli altri. Ecco, quindi questo fiume, per utilizzare appunto la metafora, che nel quale siamo un po' in mezzo oggi e fatichiamo in questa in quest'acqua grande che è il fiume a trovare dei sassi, delle piccole porzioni di terra che emergono a cui aggrapparci. Ecco, gli adulti dovrebbero ritornare capaci di dare questi appigli, questa identità. E in realtà, se siamo anche noi in mezzo alla corrente, non siamo né sulla sponda né sul ponte, il rischio è che ci troviamo appunto in questa liquidità che ci pervade. Aggiungo solo altre due cose. Come rappresentiamo oggi noi, e qua parlo un po' da giornalista, come rappresentiamo oggi noi le giovani generazioni? I concetti che più volte ritornano quando raccontiamo le giovani generazioni sono paura, mancanza di futuro. E guardate che il modo in cui tu rappresenti una realtà, il modo in cui narri, appunto racconti una realtà, contribuisce a far sì che quel soggetto che viene raccontato possa trovare una sua dimensione. Noi oggi siamo in un mondo mediatico, ma anche in un mondo degli adulti, a sua volta spaventato e che parla con paura e trasferendo una mancanza di futuro del mondo dei giovani. Quante volte sentiamo dire, ma questa di questi giovani è la prima generazione da tanto tempo a questa parte che ha di fronte a sé un futuro peggiore rispetto a quello dei loro padri. Cioè, è un messaggio questo di fiducia che diamo agli adolescenti e ai giovani? Eppure la rappresentazione che noi restituiamo di loro è questa. È una rappresentazione che contribuisce a far sì che si rimanga a mollo in quel fiume e in balia di una corrente che non è promettente, ma mancanza di futuro, appunto, ci descrive il futuro come è già andato. Forse bisognerebbe ragionare un po' anche su come noi raccontiamo, rappresentiamo questa relazione tra adulti e giovani, perché il racconto e la narrazione è un modo per interpretare la realtà, ma spesso diventa anche un modo poi per affrontare la realtà e produrre un cambiamento. Grazie Fabio. Prima di passare alla seconda domanda, mi sembra interessante questo aspetto di un cammino, di qualcosa che è in divenire, non bloccata su una riva, poi c'è in mezzo al fiume, però dando ugualmente uno sguardo, una prospettiva direi anche positiva. E si parlava di futuro, ed ecco la seconda domanda, che poi inizierei con Alessandra in modo che cambiamo un pochettino il giro. Parliamo di internet, ecco, in un mondo così iperconnesso, perché si fatica tanto a costruire relazioni significative tra giovani e adulti
nonostante le tante possibilità di comunicazione che ci sono. Allora, io penso che il mondo delle iperconnessioni, che pure esiste ed è molto attivo, ne abbiamo consapevolezza tutti i giorni, sia un mondo delle risposte, cioè sia un mondo dove sostanzialmente cerchiamo e dove in qualche modo c'è questo pullulare di risposte attorno a noi, quindi risposte sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista appunto delle informazioni, della comunicazione e delle relazioni. E invece le comunicazioni autentiche, cioè penso che gli scambi autentici siano quelli che si basano sulle domande. E quindi, come dire, il mondo di iperconnessioni non basta, non è sufficiente, perché lo sviluppo della persona umana si compie nella ricerca, nell'ampliamento delle domande, nel fare in modo che queste domande appunto ci aiutino a camminare. Mi spiego meglio. Molte volte appunto nei media e nelle modalità di comunicazione appunto mediatiche noi abbiamo delle domande, come dire, retoriche, e anche nelle comunicazioni tra giovani e adulti noi viviamo di domande retoriche, cioè ad esempio, ritornando a quell'immagine di quella insegnante invisibile che si sentiva invisibile, che pure condivido da insegnante molte volte questo sentimento, questa dimensione, penso che per esempio una grave mancanza di oggi, molte volte anche nell'insegnamento, è quella di sviluppare percorsi formativi, percorsi di apprendimento che partano da domande, diceva uno studioso von Foster, domande illegittime, cioè domande di cui noi sappiamo la risposta. Per cui tutti i percorsi di conoscenza partono da domande illegittime. Io pongo una domanda da insegnante ai miei allievi e mi aspetto esattamente quella risposta che io ho già in mente. Questo che cosa suscita nello studente? Una sorta di ripetitività di quello che l'adulto si vuol sentir dire, e quindi una mortificazione della capacità, della curiosità e della capacità di scoperta. Allora io penso che quello che probabilmente il mondo dell'iperconnessione non dà oggi sia proprio una possibilità di sviluppare domande legittime, cioè domande aperte, domande che amplino la coscienza del singolo e delle comunità. Diceva Frank che appunto la coscienza è l'organo di significato, è quel luogo dell'anima e della vita che ci aiuta a dare significato alle cose, e in questo spazio gli adulti e i giovani possono, ecco, ritrovarsi insieme. Possono ritrovarsi insieme anche nella condizione che prima Fabio diceva, di ritrovarsi in una stessa corrente. Il problema grande oggi degli adulti è che purtroppo, vivendo nella stessa corrente, non riescono alle volte a dare delle risposte ai giovani, e alle volte devono limitarsi a dire soltanto: va bene, facciamo la strada insieme, cioè non ho risposte da darti, però ci sto nel fare la strada con te. E io penso che questo implica alle volte un atteggiamento, come dire, non fermo su alcune posizioni, e che sicuramente è critico e va sviluppato, però in qualche modo ci sostiene nell'esercizio educativo e formativo, nella possibilità appunto di condividere un pezzo di strada con i più giovani. C'è una scena molto bella di un film, Into the Wild, che probabilmente avrete visto in molti, dove, se vi ricordate, c'è appunto il giovane viandante, il giovane errante, che incontra questo anziano signore e che addirittura poi vuole adottarlo, vuole prenderlo con sé, e hanno uno scambio appunto di qualche giorno, e in questo scambio il ragazzo ad un certo punto lo invita a scalare una montagna e lo sfida, insomma, anche un po' deridendolo, lo chiama rammollito: su, forza, sali la montagna con me. Lo spinge a salire, e sulla cima della montagna, della collina, dell'altura, si scambiano un po' di battute, e lui dice: l'essenza delle cose, l'essenza dello spirito umano sta nelle nuove esperienze, il giovane, e quindi lo invita ad aprirsi.
lo invita a uscire dopo un'esperienza anche luttuosa che aveva avuto, e allo stesso tempo l'anziano signore gli dice: guarda, ti sbagli se pensi che potrai fare a meno degli altri, delle relazioni con gli altri, perché in realtà questo fa parte della vita ed è importante. Tra l'altro lo stesso ragazzo alla fine, no, dirà: la felicità è reale solo se è condivisa. E quello che però mi sembra interessante, al di là del risultato, perché poi il giovane li controbatte: guarda, non è vero che la felicità sta solo in Dio e nelle relazioni, sta in tutto ciò che ci circonda. Come vedete, è un dibattito fecondo. Perché? Perché la domanda è aperta, cioè la domanda è di scoperta, dove appunto non ci sono ancora paletti, ma c'è qualcosa da costruire insieme. Per cui c'è un processo che si attiva, e al di là della meta che si raggiunge, al di là della conclusione che si raggiunge, adulti e giovani, anziani appunto e giovani, si sono incontrati in uno scambio fecondo. E questo, ecco, mi sembra un po' l'elemento importante che probabilmente anche le iperconnessioni attuali non ci possono dare, le domande aperte. Grazie. E rubo solo un secondo per salutare e ringraziare il sindaco Santarelli. Scusa la mia vista, non proprio d'agro, mi sono accorto tardi. Grazie sindaco per essere intervenuto a questo incontro, e do la parola a Fabio ora, per capire effettivamente se internet rappresenta davvero questo problema, questo mostro di divisione o quantomeno di incomunicabilità tra giovani e adulti. Beh, più che un mostro, internet è un ambiente, è una realtà che sta modificando il nostro modo di recepire le nostre relazioni, di gestire le nostre relazioni. Quindi ragionare in termini di internet come minaccia significa porsi al di fuori di quella che è una realtà nella quale negli ultimi anni abbiamo potuto davvero scoprire delle potenzialità dal punto di vista delle relazioni che fino a 15 anni fa erano inimmaginabili. Il tema è come questa iperconnessione diventa un qualche cosa che interagisce positivamente con la nostra vita quotidiana. Circa 6 mesi fa, sì, giù di lì, mia moglie ha deciso di fare il gruppo WhatsApp della famiglia. Io ho 4 figli, il più piccolo non è ancora dotato di smartphone perché vige nella famiglia allargata la regola che fino alla fine della terza media non vedono questo strumento. Esattamente, poi dagli statistica nazionale, è dato un po' in difficoltà con le dichiarazioni di questi ultimi giorni sull'utilizzo dello smartphone nella secondaria di primo grado, perché il mio ultimo figlio adesso va in prima media, è arrivato a casa dicendo: oh, ma la prof mi ha detto che forse ogni tanto bisogna utilizzare il telefonino in classe. Dico: vabbè, quando te lo chiederà vedremo. E tentava già di violare la regola, no? Il piccolino, vabbè. Comunque dicevo, 6 mesi fa circa mia moglie ha detto: creiamo il gruppo WhatsApp della famiglia. Crea il gruppo senza dirlo prima, e reazione del figlio più grande, 23enne, temevo sarebbe arrivato questo momento. Così, no? Sarcastico. Detto questo, poi hanno provato i figli uno alla volta a togliersi dal gruppo, e mia moglie li rimetteva in quanto amministratrice. Questo giochino è andato avanti 3 o 4 giorni, con chiaramente un po' di sfottò reciproci riguardo la cosa. Poi però cosa è successo? È successo che si è scoperto via via che lo strumento, se utilizzato non per scambiarsi le foto dei gattini piuttosto che la foto di quello che stai mangiando in quel momento, diventa in una famiglia non esattamente mononucleare un modo utile per gestire anche le problematiche della vita quotidiana. Adesso io ho 2 dei 4, ho dimezzato la famiglia per 6 mesi, ho 2 dei 4, una quella di quarto superiore è a Houston,
vicino a Houston, quindi vi lascio immaginare le scorse settimane. L'altro è a fare un semestre universitario vicino a New York e devo dire che le ritrosie iniziali del gruppo di WhatsApp si sono invece trasformate adesso in una modalità molto utile per tenere una relazione che sia all'insegna della praticità e della tentativo di rimanere in contatto. Questo per dire che cosa? Per dire che l'iperconnettività, se diventa un'ossessione o se diventa un rifugio per scappare rispetto a delle relazioni poi reali, sì che può diventare una minaccia. Però lo strumento in quanto strumento invece è uno strumento che puoi utilizzare al meglio. Questo per dire una banalità, ma a partire anche dall'esperienza poi quotidiana. Perché è chiaro, se lo strumento è un modo per sfuggire alla relazione con l'altro, diventa un problema. Se è un qualcosa che ti aiuta a riqualificare o a mantenere la relazione, è un qualcosa di interessante. Secondo passaggio, un tema, un rischio delle relazioni virtuali è la incapacità di gestire le emozioni. Non a caso sono nati gli emoticon, che sono un modo, sono un surrogato per provare a mantenere quell'elemento che è fondamentale per qualsiasi relazione, anche e soprattutto tra adulto e giovane o adulto e adolescente, che è l'elemento emotivo. Gli adolescenti fanno una fatica tremenda a gestire le emozioni. Gli adulti dovrebbero essere coloro che ti garantiscono un modo per comprendere come queste emozioni possono essere non solo subite o diventare minacciose, ma diventare anche un modo per costruire la relazione. Il fatto che sulla rete si siano dovute inventare queste faccine o cose del genere per surrogare le emozioni, indica che quello strumento di comunicazione della rete trova proprio nelle emozioni il buco più grosso. Tant'è che io sulla rete scrivo, o rischio di scrivere delle cose che faccia a faccia non oserei mai anche pensare nei confronti di colui che ho di fronte e di cui mi aspetto una reazione e che devo poi gestire. Il fatto che manchi la dimensione emotiva all'interno della rete iperconnessa invece è una trappola. Trappola che coloro che vogliono mantenere comunque alta la connettività hanno tentato di surrogare appunto con le faccine. Terza riflessione velocissima su questo tema dell'iperconnettività è il tempo. Nel documento programmatico del suo episcopato, del suo papato, che poi è episcopato perché è vescovo di Roma, Papa Francesco, tra i quattro passaggi fondamentali che indica, ne indica uno che secondo me deve farci riflettere. Il tempo è superiore allo spazio. Allora, il tempo nella comunicazione iperconnessa è un qualche cosa che sostanzialmente tende a non esistere, perché più veloce sei, meglio è. E lo spazio invece diventa determinante, perché devi avere macchine sempre più potenti o cloud sempre più potenti per poter contenere nello spazio appunto tutta la mole immensa di informazioni che ti viene riversata addosso. Questo è, anche questa rischia di essere una trappola che soprattutto i giovani fanno fatica a gestire. Perché? Perché quante volte ci pentiamo di quello che scriviamo, di quello che digitiamo, o ci accorgiamo di aver digitato una roba sbagliata, ma poi ormai è già andata. Perché? Perché la cosa fondamentale è non perdere tempo, è l'immediatezza. Ecco, recuperare invece, secondo questa, secondo me, salutare provocazione anche del Papa, la maggiore importanza del tempo rispetto allo spazio, perché il tempo lo attraversi, il tempo ti consente un processo, lo spazio lo occupi. Ecco,
Nella realtà iperconnessa questa relazione spazio-tempo, secondo me, è qualcosa su cui riflettere, su cui aiutare a riflettere anche gli adolescenti, perché per gli adolescenti sembra non esserci mai tempo. Educarli a un buon utilizzo del tempo significa anche educarli a una relazione che non sia solo effimera. Grazie Fabio, adesso chiudo quest'altro turno con Matteo che vive in gran parte queste problematiche, penso che puoi giocare i giochi, insomma, dati digitali, internet, ecco, minaccia, opportunità, offrici qualche altra sottolineatura che possa chiaramente essere anche punto di provocazione per noi. Sono molto contento perché chi mi ha preceduto, come dire, è molto in linea con questo aspetto che credo sia davvero importantissimo per il mio mestiere, che è quello di avere in mente che cosa vive nella mente dei ragazzi, perché io penso questo, che i miti affettivi, le rappresentazioni e i vissuti sono quelli che governano il mondo, le paure, tanti aspetti, quindi c'è una realtà oggettiva ma c'è una realtà affettiva. E, Fabio descriveva prima, mi permetto Fabio, non metto il cognome, Fabio descriveva prima quello che io descrivo da anni come il passaggio dalla famiglia del padre simbolico alla madre virtuale, perché è quello che è accaduto in questi anni, perché è giusto dire che cosa c'è nella mente dei bambini. I bambini sono cresciuti così, io conduco un master sulla prevenzione e trattamento della dipendenza da internet, vado ai convegni e mi sento dire: ma perché a 13 anni questi ragazzini hanno sempre lo schermo davanti, vanno in pizzeria con le mie amiche, vado in pizzeria con i miei amici di famiglia e loro invece di parlare con quelli davanti stanno sullo schermo? E gli provo a dire: adesso vi racconto cosa è successo, sono cresciuti davanti agli schermi, glieli abbiamo imposti noi, e vi ricordo che gli asili nido a 6 mesi li abbiamo decisi noi con un cambiamento sociale, non è che i bambini hanno fatto una rivoluzione, si sono trovati a 6 mesi e hanno detto: non voglio più stare con la mamma, apriamo gli asili nido. O sono loro che a un certo punto, come dire, hanno deciso appunto di voler stare distanti dalla madre concreta molto precocemente. Ma arriva ancora prima la questione: voi sapete che in molte famiglie la prima fotografia è di meno 5 mesi alla nascita, è nella morfologica, lì si inquadra con uno strumento 3D, alcuni ormai dicono morfologica in 4D, non so che cosa voglia dire, praticamente una panoramica globale, e quando li si va a inquadrare si tiene la fotografia. Alcuni genitori dicono, altri lo pensano: guarda, secondo me lo sa che lo stiamo monitorando, si è girato a favore di ecografo, no, si è lì a cercare. A 4 anni, vado veloce, potrei andare avanti, appunto, a 4 anni si va a una recita all'asilo, fine anno, Natale, vi racconto l'ultima di Natale, 80%, 85% della popolazione di nonni, zii, genitori, fratelli, chiunque ci sia, tate a Milano, non guarda la recita, la riprende. A fianco a me un 80enne con un borsello anni 60 ha tirato fuori l'ultimo modello di telefonino, che non so neanche forse si era fatto arrivare da Cupertino apposta, mi ha dato una gomitata per riprendere suo figlio. 4 anni guardano e nessuno li guarda. Dopo, a 13 anni, li guardiamo e diciamo: ma come mai c'è sta fissa dello schermo? Sei sempre in connessione. Tra gli 8 e i 12 anni, in Italia da 15 anni, nonostante tutti vogliano toglierlo dalla scuola, ma glielo regalano a casa, dagli 8 ai 12 anni, per questo Fabio fuori media, si regala il telefonino, che chiunque al 95-98% della popolazione in terza media ha il telefonino. E le relazioni virtuali, l'immagine, ha fatto parte del modello, come dire, che questi bambini hanno respirato ancora prima di venire al mondo, ancora prima, quando li abbiamo inquadrati, ancora che erano nella pancia della mamma. Per loro, guardate che ve lo dico perché ho fatto ricerche e non mi sarei mai immaginato di doverlo dire, le relazioni virtuali possono essere altro che superficiali, profondissime. La prima relazione virtuale che hanno avuto è quella con la mamma, che è stata distante a volte molto precocemente, ha organizzato delle separazioni precoci, stando distante col corpo, ma gli ha detto: guarda che sarò una mamma molto più vicina emotivamente di come era mia madre, che stava a casa con noi 5-6 fratelli, ma era più distante perché il clima affettivo, lo dicevo prima, era diverso. Quindi, se vogliamo dire a delle generazioni la cui prima relazione virtuale è stata con la mamma, che la relazione con la mamma è poco profonda, non siamo convinti, non convincenti. Dopo si trasferiranno nelle relazioni tra i pari età. Questo è quello che è accaduto. Ora, come tutto, come si diceva prima, dentro la virtualizzazione può accadere tutto, ma non pensate che l'assenza del corpo significhi necessariamente avere una relazione più profonda per le generazioni e poco profonda per le generazioni odierne. Tutte le ricerche che ho fatto dipende da cosa fai. Stasera vado in discoteca al pub con 13 amici, è una buona relazione, ma oggi pomeriggio ero a chattare in una certa maniera, in un modo, e dicevo delle cose più importanti di me.
Guardate che da sempre si possono dire cose molto profonde senza il corpo. Io sono cresciuto con la carta lettera, la mia fidanzata era di Piacenza, quando arrivava la lettera era senza corpo ed ero emozionato e la leggevo, era una relazione senza corpo. Allora tenete in considerazione che se non abbiamo in mente come sono cresciuti e puntiamo su internet, come si diceva, sulle relazioni virtuali, tutto, come dire, il disastro di Erno, sbagliamo enormemente, anche perché questi bambini sono cresciuti così, hanno visto che la mamma non consultava l'Artusi ma tutte le sere su Giallo Zafferano prepara una cena, e sentono un padre che non sa girare alla rotonda, una voce di solito femminile, gli ho detto è la terza volta che ti dico che alla rotonda devi tornare indietro, che hai sbagliato strada. La virtualizzazione delle relazioni, delle cose, ha fatto parte del loro processo di crescita. Secondo me è un'esagerazione. Se siamo pronti a riniziare dai corsi preparto va bene. Quello che non capiscono gli adolescenti è perché quando arriva l'adolescenza improvvisamente li guardiamo come se fossero fuori di testa. Ma dicono, ma come, sono cresciuto come mi hai detto tu, eravamo distanti ma sempre in contatto, il telefonino ci è servito a crescere nella società in cui abbiamo paura di cosa succede fuori, lontani col corpo ma molto vicini con la mente, perché improvvisamente con l'adolescenza ti terrorizzi? Ma questo riguarda il cambiamento adolescenziale. Guardate che abbiamo sbagliato tante campagne sulla prevenzione del consumo di sostanze negli anni 70-80, non intercettando il mito affettivo che governava il consumo. Se lo faremo con internet daremo ragione al marketing, ai videogiochi, a chi vende questi prodotti e anche alla società del successo che è iperconnesso. Oh, non è mica colpa solo di questi ragazzi se uno un giorno non è nessuno e un giorno scrive una canzone che va a comandare in tangenziale su un trattore e diventa l'uomo più famoso del mondo in 5 minuti. Io non so che cosa farci, è un mondo che abbiamo costruito noi. Abbiamo fatto bene a applaudire perché abbiamo fatto questo blocco di domande, le altre due Sotta riprenderei da Alessandra. Mi sembrano molto espressive, molto significative queste testimonianze, proprio che questi esempi diretti, magari si può ripartire anche da qui. Ecco, quale, più che ricetta, quale indicazione potresti dare per colmare questa distanza, se si può parlare magari di distanza tra giovani e adulti, a partire proprio dall'esperienza che uno vive? Ma ecco, io penso che la prima cosa, appunto, che anche in connessione con quello che dicevo prima, sia un po' in qualche modo recuperare assieme, cioè revisionare assieme adulti e ragazzi e giovani i copioni. Questo vale tantissimo ad esempio in ambito familiare e secondo me vale tanto anche in ambito appunto comunitario e quindi in ambito più allargato. Che cosa vuol dire? Proprio appunto un po' l'operazione che faceva Matteo, cioè a vedere assieme che cosa c'è successo e che cosa ci sta succedendo, cioè monitorare in qualche modo la realtà che ci ha preceduto e la realtà appunto che stiamo vivendo. E questo è appunto secondo me il primo passaggio per insieme liberarci, insieme anche in qualche modo capire come orientare il futuro. Dicevo, questo a livello familiare e anche a livello pratico esperienziale funziona moltissimo ed è quel meccanismo che in qualche modo ci aiuta a riappropriarci appunto in maniera più consapevole di alcune dipendenze. Faccio un esempio, qualsiasi mamma, io nell'esercizio di mamma, che cosa pongo in essere nel mio esercizio genitoriale? E pongo delle modalità comunicative e delle modalità attuative, cioè faccio delle cose, dico delle cose a mia figlia in continuità o in opposizione con il mio modello materno, cioè quello che ho visto fare da mia mamma, o consapevolmente lo ripropongo a mia figlia perché magari mi era piaciuto, perché in qualche modo l'ho condiviso, alle volte inconsapevolmente perché l'ho respirato nel suo modo di essere, nel suo modo appunto di stare con me, oppure in qualche modo in contrapposizione, cioè tutto ciò che non mi è piaciuto di mia madre o che non ho condiviso e che non ho in qualche modo che non ho sentito mio, che non ho sentito che mi potesse far bene, in qualche modo cerco di non riproporlo, per cui tante generazioni appunto attualmente dicono non lo rifaccio perché con mia mamma, no, e con i miei genitori questo non ha funzionato, non mi è piaciuto, appunto non mi ha... Ecco, questo è un meccanismo in qualche modo che sempre agisce nel passaggio di testimone, cioè nella trasmissione appunto generazionale
che ad esempio in primis si vive nell'atto genitoriale, ma se ci pensate è sempre così. Io lavoro molto con gli educatori e con gli educatori dico sempre: guardate che il nostro rapporto con i ragazzi deriva dalla nostra storia autobiografica, dalle nostre luci, dalle nostre ombre, da quello che abbiamo confinato, da quello che ci è stato proiettato, dalle aspettative, dalle delusioni e da tutto quello che in qualche modo abbiamo vissuto. Quanto più si è consapevoli di questo, tanto più in qualche modo riusciamo a giocarlo a nostro favore. Molte volte nell'elaborazione, nella rielaborazione di questi copioni si può fare alleanza con chi il copione ce l'ha trasmesso e magari è stato anch'esso vittima di quel copione. Io, per esempio, nell'esercizio genitoriale, nel rapportarmi tante volte con la mia bambina, molte volte ho chiesto a mia mamma da dove provenissero a sua volta dei comportamenti che aveva avuto nei miei confronti. Questo è stato molto utile perché ha permesso anche a lei di andare a ritroso nei copioni precedenti. In qualche modo si ritrova una storia appunto familiare e generazionale che diventa generativa davvero, diventa feconda. In questo modo l'eredità di cui vi parlavo prima è appunto una eredità arricchente, in cui l'esercizio della creatività, cioè del reinterpretare creativamente qualcosa che mi è stato dato, è liberante, è qualcosa di liberante, non è qualcosa appunto che rispetto a cui sentire un senso di colpa o quasi sentire un senso di tradimento del passato. E quindi un primo elemento che vi consegno è proprio questo, cioè rivedere i copioni assieme. Un altro elemento è vivere assieme dei compiti di realtà. Adesso questa è una cosa che nella professione insegnante va molto di moda, no? I compiti di realtà, ma in realtà a me viene da una favola di Gianni Rodari che vi invito, tornando a casa, ad andare a ripescare, a rileggere con attenzione, che si chiama Teresin che non cresceva. Teresin era una bambina, una ragazza che aveva perso il padre in guerra, tanti elementi simbolici ma la faccio breve, aveva perso il papà in guerra e viveva con la mamma e con la nonna. A un certo punto anche la mamma si ammala e deve andare in ospedale e Teresin si rifiuta di crescere, dice basta con queste sofferenze, basta con questo dolore, io da adesso in poi non voglio più crescere, voglio rimanere bambina. E così le altre sue coetanee crescono e le rimane alla stessa altezza. La nonna, disperata perché deve gestire una famiglia, che cosa fa? Gli dà dei piccoli compiti quotidiani e la mette alla prova rispetto a delle cose quotidiane. Guarda, c'è da prendere l'acqua alla fonte, io proprio non ce la faccio, per cui vai tu. E lei piano piano, affrontando dei piccoli compiti di realtà, di responsabilità rispetto a cui non può sottrarsi, cresce, cresce, cresce fino a diventare, pensate, la gigantessa che appunto sconfigge i briganti del paese. Questo per dire cosa? Che alle volte la realtà, no, ci richiede degli sforzi concreti rispetto a cui anche adulti e giovani possano ritrovarsi. E questo per esempio nelle realtà anche associative si può sviluppare, si può vivere, cioè affrontare insieme delle realtà alle volte urgenti, cioè che ci chiedono una certa urgenza, ecco, pratica di prendere a cuore delle situazioni e che però ci aiutano in qualche modo, ecco, a fare dei passaggi di crescita. Io penso che tanti ragazzi oggi, appunto, anche rispetto a quello che si diceva prima, per la paura del futuro, per la paura di mettersi in gioco, siano un po' come Teresin che non vuole crescere, però è anche appunto un modo per spronarci l'ascoltare la realtà, restare aderenti alla realtà e in qualche modo affrontarla insieme. Grazie. Fabio, turno tuo, sulla questione di questa distanza presunta tale, che tipo di indicazione o di ricetta? Insomma. Ricette le lasciamo dare alla Parodi. Intesa come Benedetta, più che altro è stata mia stegista, non ci penso, vabbè, comunque lasciamo stare, e grazie, vabbè, parlo, e poi divagano, vabbè. Gossip non funziona. Allora, qualche spunto, qualche elemento, come colmare questa distanza? Un elemento che fa uscire da situazioni indeterminate, da situazioni un po' burrascose, da situazioni indefinite, è la capacità di delineare una strada, di individuare un possibile percorso.
E per farlo, quello che spesso manca è un po' di fiducia. E gli adolescenti, ma i giovani in generale hanno tanti elementi, spesso manca loro questa dimensione del fidarsi. Ebbene, dovrebbe essere compito del mondo adulto consegnare un po' di fiducia. Quando io mi fido di qualcuno, dico che quel qualcuno per me è importante. Con questa dimensione della fiducia, che anche a livello sociale, a livello economico, è un bene molto molto scarso, anche all'interno delle relazioni è un qualcosa che spesso perdiamo di vista. Anche perché mediamente un adolescente arrabbiato, perché sostanzialmente la rabbia è un qualche cosa che ha a che fare con una condizione nella quale si sentono potenzialmente in grado di fare qualcosa, ma non gestiscono bene queste loro potenziali, e questo suscita rabbia. Con la rabbia dovrebbe trovare, o potrebbe trovare nell'adulto, un qualcuno che stempera e dà fiducia. Il problema è che oggi trovano adulti più arrabbiati di loro. Adulti che non hanno risolto questa dimensione della fiducia, ma la concentrano in rabbia talvolta con se stessi, il più delle volte contro un qualcosa di indistinto. Allora questo recuperare un elemento di fiducia, che poi è fiducia non arriva da chissà dove, ma che deve diventare capacità di leggere con speranza anche la propria vita quotidiana. Non è un caso che la comunità di Tesée ogni anno faccia un'iniziativa che tra l'altro raccoglie enorme consenso anche in tempi apparentemente non facili per iniziative di questo tipo, che è il pellegrinaggio di fiducia sulla terra, questo tema della fiducia. Quindi la prima pista è questa. Seconda pista: nell'ultimo incontro che siamo riusciti a fare come presidenza dell'Azione Cattolica, io ero invitato in quanto past president con il Cardinal Martini, quando ormai era già da alcuni anni rientrato da Gerusalemme per questioni di salute ed era residente presso l'Aloisianum di Gallarate, un annetto e mezzo prima della sua morte. Ricordo che nel dialogo che avevamo fatto si era parlato di giovani. E il Cardinale ci trasferì una cosa di questo tipo, facciamo già un po' fatica a parlare, però diceva: guardate, il problema dei giovani oggi è che per poter fare dei passaggi, per poter crescere, devono fare scelte stabili. E la scelta stabile è quel qualche cosa che, certo, ti impone di rinunciare a qualche cosa, ma ti fa crescere. Anche qui, gli adulti oggi sono capaci di scelte stabili? La stabilità è vista come un valore o come un limite? E cosa trasferiamo allora ai giovani, agli adolescenti, quando diciamo che la stabilità è un qualche cosa da evitare perché ti preclude qualcosa? Anche in chiave vocazionale, la scelta stabile è quello che ti fa fare il salto di qualità. L'indeterminatezza, torniamo al fiume in cui si è dentro fino alla cintola, è qualcosa che non ti dà. Terza riflessione, ultima, molto breve. C'è un altro tema che secondo me si può recuperare nel tentativo di diminuire la distanza. La dimensione, ne parlava poco fa anche Alessandra, la dimensione simbolica. Il simbolo, etimologicamente, è un qualcosa che tiene assieme, che mette assieme. E allora in chiave familiare, ma anche in chiave relazionale, trovare un qualche cosa che, anche attraverso una dimensione rituale, pensate alle ritualità familiari, quanto le abbiamo trascurate o perse, qualcosa che anche in chiave rituale faccia in modo che si mettano assieme delle esperienze, si abbia degli obiettivi, degli scenari che tengono assieme,
quel qualcosa è generativo di relazione e protettivo di relazioni. Provate a pensare, ad esempio, al perché la dimensione liturgica e sacramentale ha questa centralità all'interno dell'esperienza ecclesiale. Perché l'esperienza simbolica per eccellenza. Possiamo dividerci su tutto, possiamo addirittura tifare due squadre diverse, ma la dimensione liturgica e sacramentale è qualcosa di simbolico, perché alla fine è simbolica, eh? Certo, poi la fede ci dice che c'è la presenza reale, però è una dimensione assolutamente simbolica quella che viviamo, eppure ci garantisce la relazione e ce la difende anche da tutto quello che dall'esterno, e non solo dall'esterno, potrebbe farla deflagrare. Grazie. Chiudiamo questo ciclo con Matteo. Smettere a 7-8 anni, tanto è già stato chiesto troppe volte, come la ricetta, per ridere ovviamente, come va oggi a scuola, ma chiedergli come va su internet, tutto bene, si procede adeguatamente, cioè questa è una delle modalità, adesso è una banalità, ma oggi penso che uno dei problemi che abbiamo, almeno che valuto io, è che dentro, e lo collego all'aspetto precedente, i ragazzi che poi si trovano in difficoltà nella rete o quello che accade lì dentro, poi non si rivolgono agli adulti, perché quello che succede è che i genitori dicono: ma dove è in internet? Ma far cosa? Dire che un figlio è su internet è come dire che è fuori o che è a scuola, dipende da che scuola, se è una scuola di un certo tipo, cosa sta facendo fuori a fare che cosa. È un ambiente molto, molto appunto pervasivo, all'interno della quale, come si diceva anche prima, vengono anche dei guai. Allora, anche qui mai mi sarei immaginato, ma quello che ho capito è che quello che succede è che si progredisce, perché abbiamo costruito questa vita reale e virtuale che si intrecciano anche nella vita virtuale. Chiedere ai figli che cosa è accaduto oggi in internet, stai procedendo o no? Sei passato ai videogiochi della tua età o sei rimasto un po' indietro e mi fai ancora quelli lì da bambino o preadolescente? Le relazioni procedono adeguatamente o no? Sarà meglio anche questo che gli adulti pensino di farlo, ma non per santificare il presente, come dice qualcuno criticando l'ingresso del telefonino nella scuola, ma per governare un processo che se non lo fa l'agenzia educativa più importante, cioè famiglia e scuola insieme a associazioni come la vostra che si impegnano, ci pensa qualcun altro. Sono finiti i tempi in cui il papà, la mamma e l'insegnante avevano, come dire, il potere assoluto di costruire le identità. I bambini di oggi crescono appunto 24 ore al giorno immersi in cartoni animati, c'è il potere orientativo dei coetanei che è aumentato, il marketing inizia non a 12, a 2 anni. Sono tanti i modelli di identificazione che influenzano, ma non hanno mandato educativo, neanche il gruppo ha un mandato educativo. Allora, se questa è la questione, anche dell'universo della rete bisognerà interessarsi anche attraverso queste domande. Facendo così, ho visto che i ragazzi anche in difficoltà ti possono dire, ad esempio, se sono vittime di episodi come il cyberbullismo, ma se i genitori non sono interessati, pensano che quella è una perdita di tempo dove non avviene niente, i ragazzi non lo diranno, non per paura, ma appunto perché non sentono capito, anzi penseranno di preoccupare troppi genitori e quindi gestiranno i guai da soli. In poche parole, se dovessi dire che cosa in questo momento, visto che si parlava di emergenze educative, appunto non la citiamo, ma a mio avviso la vicenda centrale per riavvicinare, visto che parliamo di giovani, è modificare, l'ho già detto, se abbiamo esagerato con certi modelli sul narcisismo, sull'iperinvestimento nella rete, dobbiamo iniziare dai corsi preparto, ma oggi con gli adolescenti e i giovani dobbiamo capire che abbiamo costruito praticamente un discorso fatto così. Sono arrivati questi bambini, gli abbiamo detto che dovevano essere espressivi e creativi, li abbiamo precocizzati e adultizzati. Uno dei dati, come dire, più noti, c'è un'anticipazione della pubertà psichica, noi diciamo sulla pubertà fisica. I bambini di 7-8 anni oggi vanno in giro vestiti esattamente come le mie compagne dell'ultimo anno di liceo o della prima di università, quindi una precocizzazione, l'ho già detto prima, un'attesa del corpo. Poi gli facciamo degli asili molto espressivi e creativi, poi gli diciamo le amicizie importanti, poi gli bandiamo la solitudine, un tema che forse non è stato affrontato, ma se c'è una questione che angoscia moltissimo il genitore è la solitudine, tant'è che nessun genitore fa i complimenti alla maestra o all'educatrice se trova il bambino da solo in un angolo dicendo brava, me lo sta abituando a quando arriverà la prima liceo, quando gli chiederanno di chiudersi in una stanza nel silenzio. Invece abbiamo fatto così, età bambini precocizzati, adultizzati, e poi arriva l'infantilizzazione dell'adolescenza. Questa per me è l'emergenza educativa, cioè succede che improvvisamente diciamo è arrivata l'adolescenza, è finita,
Come? Era uno scherzo. Adesso basta, amici, che li frequenti troppo, spegni quel telefonino e l'iperconnessione che ti fa perdere tempo, chiuditi nel silenzio della stanza a soffrire e a studiare improvvisamente a 14 anni, che ti servirà. Ma come? Adesso me lo dite? Non mi avete mica abituato prima. Semmai adesso dovrei essere dipendente dal gruppo, essendo l'adolescenza. No, no, da bambino ci andavi bene, adesso... Ah, è l'età dell'espressività, della creatività, finalmente a scuola, come si diceva, potrò dire io come la penso. No, prima lo potevi dire all'elementare. Quando andavamo d'accordo e ci abbracciavamo con la maestra, adesso è arrivata l'insegnante e dice inizia la guerra. Questo non sta funzionando, anzi lascia i ragazzi sgomenti, è quello che dicevo prima, che si dicono, madonna, sti adulti li vedo troppo angosciati del modello educativo che ci hanno proposto durante l'infanzia, sarà meglio che mi rivolgo a qualcun altro. Quindi i ragazzi di oggi poi quando non chiedono aiuto, non chiedono aiuto all'adulto perché ne temono la reazione, come era una volta. È inutile continuare con le punizioni privative come se fossero animati dalla colpa. Non vai bene a scuola, ti tolgo la PlayStation. Non c'entra, è un'altra questione. Hanno bisogno di adulti autorevoli che se proprio poi hanno la fissa delle punizioni, questa è un'altra cosa, siano aggiuntive. So che è più complicato inventarsi delle sanzioni aggiuntive, ma sono quelle che funzionano di più se il sentimento del, diciamo, comportamento inadeguato è la vergogna piuttosto che la colpa. Chi è che hai citato? Come, chi è che ho citato? No, per dire che Matteo Lancini, abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Faccio io lo sport. Grazie Fabio, ci ha solo anticipato perché l'avremmo detto alla fine. No, perfetto, no, anche perché adesso do subito la parola a te per l'ultimo blocco. Era previsto? No, perfetto. Non era sul libro di Matteo. No, è... L'ultima volta, poi c'era un al volo volante per tutti e tre. Allora, stiamo celebrando qui 150 anni dell'Azione Cattolica, quindi mi sembra un po' d'obbligo fare una domanda che riguarda un po' anche l'associazionismo. Ecco, secondo te c'è ancora valore l'esperienza di gruppo? Anche se i numeri, non è che dobbiamo dare molto peso ai numeri, però parlo di un calo quasi di appeal dell'associazionismo in Italia. Oppure c'è qualcosa da cambiare per renderlo più attrattiva? Allora, tre elementi che non sono tre risposte ma anche qui tre piste di riflessione. Io dico che un'esperienza associativa come l'Azione Cattolica ha un patrimonio, che è il patrimonio che deriva da 150 anni di storia, che è un patrimonio prezioso da raccontare e da riconsegnare. Perché noi oggi siamo appiattiti sul presente e spesso siamo convinti che quello che succede a noi sia la cosa più drammatica del mondo. Perché? Perché non abbiamo un riferimento per capire che c'è stata una storia prima di noi, una storia che ci consegna degli elementi di speranza, di problematicità, ma degli elementi che attraversano appunto delle esperienze e delle vite, che riguardano la nostra vita. Quindi primo elemento, questa dimensione di essere inseriti in una storia e non essere abbandonati in una dimensione senza tempo, che smarrisce, che non ti consente di camminare. Secondo elemento, la capacità di stringere un patto, non solo una relazione, ma un legame. Noi siamo in realtà sempre più slegate, in realtà sempre più individualizzate. Ecco, l'associazione è quel qualcosa invece che ti abitua a creare un legame che non ti soffoca, ma ti provoca, ti aiuta, ti fa camminare. Perché se ti manca il legame non sei più libero, ma sei slegato, non hai qualcuno con cui poter condividere, con cui poter progettare, con cui poter sognare, con cui poter camminare. Quindi il legame non come limite, ma come elemento costitutivo di una relazione che possa davvero fare crescere. Questa dimensione dello slegamento dell'oggi
è spesso un'illusione, illusione di libertà, ma la libertà per poter essere realmente tale ha bisogno di legami, non di essere slegata. Terzo elemento, l'elemento della progettare assieme, immaginare e sognare assieme qualcosa. La dimensione associativa è quel qualcosa che ti consente di, in chiave associativa spesso si dice bisogna fare programmazione, bisogna fare questo, quello, quell'altro, però oggi trovare dei luoghi che ti aiutano a confrontarti con gli altri, che ti aiutano a sognare e progettare insieme qualcosa e trovare dei luoghi molto molto preziosi. Perché è vero che poi uno deve sfangarsela da solo, però la possibilità di condividere con qualcuno la fatica, la voglia e alla fine anche la bellezza di condividere un cammino e costruire assieme un cammino non ti fa fare meno fatica, ti fa fare più fatica probabilmente, però è quella fatica che poi ti consegna anche un futuro più promettente. E questo, guardate, per i ragazzi, io prima di fare il Presidente di Esame ho fatto la responsabile della CR, quindi ci tengo a precisarlo, per i ragazzi questo è determinante, perché è di struttura, ma e gli adolescenti poi magari mugugnano, magari storcono il naso, sbuffano, però trovano un qualche cosa in cui giocarsi e da condividere anche con altri. Per cui secondo me questi sono tre elementi che dicono anche con 150 anni sul groppone che l'azione cattolica e la dimensione associativa può avere ancora un senso e un futuro. Grazie. Matteo, aggiungi qualcosa? Ma io il gruppo penso sia una potenza straordinaria. Io ovviamente non conosco a fondo il funzionamento esattamente di tutti i gruppi dell'azione cattolica, però insomma lo so per altri forme di aggregazione, anche se più obbligatorie, come quelle della scuola. Nella mia giovane esperienza, come dire, all'inizio proprio lavorativa, sono entrato in tanti gruppi classe, e quello che è importante sapere è che la potenza del gruppo, la mente del gruppo è sempre più della somma delle parti. È uno dei motivi per i quali è difficilissimo, anche l'insegnante crede di cambiare un ragazzo all'interno di un gruppo, ma un soggetto all'interno di un gruppo è qualcos'altro che il soggetto, cioè c'è un temperamento, c'è un talento, c'è una caratteristica, ma è dentro un gruppo. Quindi immaginatevi, credo che il gruppo sia fondamentale, credo che finché i ragazzi appunto hanno delle alternative anche ai videogiochi che citavo, alla vita, quindi l'associazionismo cattolico, lo scautismo, anche quello laico, sportivo, sono tutte esperienze, al di là poi delle esagerazioni a volte dentro la competizione oggi della società dello sport, che servono proprio per mettere dentro degli aspetti che l'adolescenza ha come necessità di tirare fuori e di esprimere, sia a livello di corpo, di cambiamento delle trasformazioni corporee, ma anche mentale e di gruppo. Quindi credo che il gruppo è importante, il gruppo, lunga vita al gruppo. Voi sapete che poi se il gruppo diventa ideologico, però può essere anche un gruppo potente e pericoloso, però non mi sembra questo il caso, mi sembra il caso di altri gruppi, però è un tema da avere. Forse l'aspetto, visto che una parola che citavi tu prima importante, è quello della creatività. Oggi molte volte quando sono chiamato anche in qualche parrocchio oratorio a dire come facciamo, anche qui ancora internet perché è il luogo intorno, limitiamo i telefonini, ma no, ma trasformiamolo in un modo, basta il limite e il controllo, in cui si inventano delle app, si trasformano delle cose. Cioè credo che bisogna pensare a una prevenzione anche creativa di questi strumenti a scuola, lo dico. Quindi credo che se c'è una cosa su cui lavorare è ovviamente valorizzare gli aspetti creativi dell'adolescente. Ora, come si diceva prima, non è che l'aspetto creativo dice sì creativo e di quello che voglio io, creativo compatibile con le indirezioni appunto dell'associazione, ma che possa tirar fuori e utilizzare appunto la creatività dei giovani e soprattutto della mente del gruppo, che può essere di una fertilità ovviamente superiore a quella dell'individuo. Questa domanda è sempre appunto molto autobiografica, perché io mi sento appunto di restituire sempre molto all'azione cattolica, per cui una parola chiave per me è appunto restituzione, nel senso che mi sembra che l'associazionismo in generale, in particolare l'azione cattolica, sia una realtà dove si possa rimettere in circolo, dove una persona apprende tanto ma ha anche la possibilità di rimettere in circolo e appunto di restituire ciò che è stato dato. Questo
per esempio è un valore anche educativo molto alto, in cui appunto oggi si parla in vari contesti di welfare generativo, per dire che le persone si abituano in un contesto associativo a prendere dagli altri, ma anche al momento giusto di sapere ridare agli altri, quindi di farsi la domanda in che cosa mi adopero per gli altri, cioè che cosa posso fare perché quanto ho ricevuto possa essere in qualche modo reso in un circolo virtuoso. Questo è un primo elemento, secondo me, ecco, molto importante. Un altro elemento che mi sembra prezioso dell'associazionismo è l'intimità, dove l'intimità non è appunto un contesto di rifugio affettivo, ma dove c'è la possibilità di essere accolti per quello che si è e non per quello che si fa. E qui una piccola nota critica che spesso dico nei contesti in generale pastorali, ma in particolare appunto in quelli associativi. Per ritornare appunto alla restituzione, penso che sia molto utile nell'associazionismo, il che non significa diventare più attraenti, ma riguardarsi dentro. È molto importante che si sviluppi quel sano senso appunto di accoglienza incondizionata, al di là di ciò che le persone fanno per l'associazione, ma per quello che sono all'interno di un'associazione, e quindi saper rispettare, anche saper cogliere la possibilità di una persona di darsi, ma anche di stare un attimo in stand by e di appunto sentirsi accolto e amato e apprezzato anche in una condizione del non fare. Questo lo dico perché appunto siamo in una società in cui sembra che valiamo se facciamo più cose, e invece forse nell'associazionismo dobbiamo recuperare quel sano senso di intimità e di accoglienza incondizionata anche al di là di ciò che concretamente si fa. Ecco, penso che questo siano due aspetti. L'ultimo è quello di lavorare più sulla credibilità che sulla perfezione, e quindi non dei contesti appunto non soltanto attraenti, quindi appariscenti nel fare delle cose appunto perfette, e anche qui molte volte si cade un po' nel perfezionismo delle attività, delle iniziative, ma appunto in quello della credibilità, dove credibilità, diceva Guardini, è proprio la capacità di sentirsi in cammino e quindi di non sentirsi arrivati, ma di sperimentare lo strada facendo. Ecco, un'ultimissima cosa è che il gruppo è una identità, si diceva prima, dinamica. Allora, noi molte volte, per esempio nell'associazionismo, aiutati anche appunto, si diceva prima, dalle programmazioni, dalle guide, dimentichiamo che il gruppo è un'entità che va su cui vigilare, perché il gruppo cambia continuamente. Allora molte volte, mi riferisco per esempio soprattutto ai gruppi appunto di ragazzi, abbiamo un po' questa tendenza, e parlo appunto da ex educatrice di ACR, a riportare su una realtà che è dinamica un programma più che un progetto, no? Un programma che viene appunto dai sussidi, dalle indicazioni nazionali, generali. Allora io invito sempre gli educatori, le persone che lavorano in associazione, a ricordarsi che il gruppo è appunto un'entità dinamica che va osservata, una sua storia interna, e che quindi bisogna anche molto adattare i percorsi e osservare molto i ragazzi, la loro vitalità, i bisogni che hanno, ricordandosi anche un po' a che punto si è, quindi facendo anche delle piccole valutazioni interne, cercando appunto di in qualche modo di avvicinarsi alla realtà dinamica che il gruppo vive. Basta. Terrorizzato dalla domanda per il finale. Sì, c'ho ancora tempo, 2 minuti? Sì, cioè, no, vorrei iniziare proprio con il collega, il giornalista. No. Cioè, mi copia, perché magari lasciamoci con qualcosa, non perché non siamo stati concreti, lo siamo stati, ma mi veniva in mente adesso questa cosa volante, mentre ho capito subito che era una cosa al volo. Perché generalmente quando io commissiono un pezzo ai miei collaboratori, loro vanno all'incontro e poi mi tempestano di particolari dettagli. Invece voglio dire, in sintesi, cosa è stato? Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Ecco, la notizia, subito noi facciamo il gossip. Ma qual è la cosa che ti ha colpito di più, che deve colpire anche me? Che magari ci posso prendere lo spunto per un titolo, per qualcosa. Allora, come ci lasciamo questa sera? Tu immagina, ecco, che ti è stato chiesto una cosa, qual è la parola chiave? Adesso non voglio banalizzare o rendere retorica la cosa, però
qualcosa che può aiutare anche per dire ognuno di noi a tornare a casa, qualcosa dice non avevo pensato a questo particolare. Matteo prima mi ha parlato dell'aspetto della solitudine, interessantissimo, dovremmo fare un altro in punta parte. Potrebbe essere qualcosa che è sfuggito stasera, oppure magari una sottolineatura maggiore volante, perché magari i tempi sono stretti. Potrei fare una citazione di dire autorevoli, ma non lo faccio. No, al di là di quello, lo spunto potrebbe essere questo: l'autenticità e l'interiorità, ovvero recuperare, facendo un esame di se stessi e un esame del proprio modo di relazionarsi, chi sono io davvero? Perché troppe volte noi utilizziamo delle maschere, facciamo il genitore mettendo la maschera da genitore, e recuperare invece un po' di più l'autenticità di chi siamo, perché è quell'autenticità lì, è quel veramente chi sei tu che consente a quell'altro rispecchiarsi in te, o anche di contrapporsi, ma a una persona vera. In realtà troppo spesso noi oggi recitiamo, ci mettiamo una maschera e dietro quella maschera o dietro quel vestito poi in realtà siamo dei gran frustrati. Ebbene, l'autenticità è quell'elemento che ti qualifica come qualcuno che è capace di consegnare all'altro qualcosa di te stesso, e quindi abilita l'altro a fare qualche passo con te, se no che senso ha camminare con te? E l'altro tema è l'interiorità. Dicevo nel primo intervento della metafora del fiume, della superficialità che certo può essere comoda, perché cambi, vai da un'onda all'altra, segui la corrente, però poi quello che davvero ti qualifica, ti fa diventare autentico, la capacità di scendere un po' nel profondo, prima di tutto nel profondo di te stesso, perché puoi recitare finché vuoi, puoi fingere finché vuoi, però poi arriva il momento in cui devi tirare fuori quello che davvero sei, e curare l'interiorità è un passaggio determinante per non cadere di fronte alla prima difficoltà. E anche la dimensione interiore, che può sembrare esattamente il contrario rispetto all'iperconnettività, alla dimensione solo istantanea, è quel qualcosa che invece ti aiuta anche a essere un po' più solido, e quando sei solido servi non solo te stesso ma anche gli altri. Grazie. Alessandra? Io pensavo a una questione più forse di metodo che di contenuto, nel senso che il tema del dialogo, dell'incontro tra generazioni, molte volte appunto è visto come un problema. Allora ogni tanto, appunto, quando ci riferiamo alle emergenze educative, rappresentiamo problemi. E io invece penso che dobbiamo un po' abituarci un po' di più a sviluppare questi spazi, queste domande più come temi. Mi spiego, noi molte volte affrontiamo le cose vedendo il problema sapete, no? Che si risolve, si cerca un'unica soluzione, e se non viene quel numerino che corrisponde al numero che troviamo in fondo alla pagina del problema, non siamo soddisfatti, per cui rifacciamo tutto in attesa del risultato, che il risultato sia in qualche modo accreditabile anche dall'esterno, e quindi il problema di solito va verso un restringimento delle possibilità, cioè va nella ricerca di una soluzione appunto che sia per entrambi certo comoda, ma che vada verso un restringimento. Il tema molte volte parte da una domanda, da uno stimolo, e va verso appunto un svolgimento, quindi un'apertura di possibilità, no? Dove viene apprezzata appunto la capacità critica, rielaborativa, la capacità di mettere appunto ad argomentare delle questioni, delle situazioni. Allora penso, ecco, che come tante questioni educative, dove tante questioni formative, possiamo vedere anche a questo incontro tra generazioni non come un problema da risolvere, ma come un tema da svolgere, come un'esplorazione di possibilità da fare assieme. Beh, davvero devo dirlo,
lo dico sinceramente, innanzitutto mi porta a casa una bellissima esperienza, devo dire che partecipo a diversi incontri e le partecipazioni del gruppo sono le più svariate, sia in termini numerici di sentire e anche con loro con cui si parla ci si trova con magari idee diverse, mi sembra che da un punto di vista diverso ci sia stata anche grande coerenza e sono contento e per questo voglio anche ringraziare davvero Marco Salari che si è attivato per invitarmi in questo splendido luogo di sala. Quindi questo si collega a quello che dico al di là, cioè la partecipazione, ma non per citare Gaber o altro, direi un'altra cosa, direi che quello che avviene oggi è quello che bisogna fare, cioè mentre sviluppiamo internet quello che serve sono incontri, servirebbero veramente modalità in cui tutti i ruoli affettivi, materno, paterno, istituzionali, insegnanti, istituzioni, si trovassero a ragionare attraverso l'incontro ancora con il corpo, perché essendo adulti più o meno di quest'età questo a noi piace. Intanto poi lo potremo affiancare con WhatsApp virtuale per cercare di capire quali linee guida intorno a quali valori davvero costruire il futuro di queste generazioni. Questo invece non accade. Non accade perché secondo me ci sono tanti sensi di colpa nei ruoli, tante questioni, scuola e famiglia, lo dicevo, si dovrebbero incontrare ogni sera, no? Nel più alto luogo di incontro educativo, invece questo avviene un po' fino ai 4-5, poi arriva alle medie, una tragedia, alle superiori non ci si incontra più, tutti a ricercarsi colpa della scuola, della famiglia o di chissà cosa di sto disastro, che sarebbero sti adolescenti peraltro espertissimi di relazione, perché una delle cose che forse non abbiamo detto è che questo modo di crescere ha un grosso vantaggio rispetto al passato, che non sono d'accordo con chi dice che questi non si stanno a relazionare, si relazionano perché hanno conosciuto talmente tanta gente più di noi e sono degli espertissimi raffinati di relazione, tant'è che se l'insegnante gli dice ce l'hai il telefonino acceso, hai copiato su Wikipedia, adesso inizia la lezione in un'educazione appassionata, loro li seguono all'infinito, non c'è bisogno del controllo, quindi c'è una questione nuova. Forse una cosa su cui dobbiamo, se proprio uno slogan io lo metterei, è contrastare l'individualismo. Io sono cresciuto in una scuola elementare dove la mia maestra Anna Mereu, di origine sarda, ci insegnava sempre: c'è un bambino in difficoltà, me lo ricordo, diceva, bambino che morde, urla, rompe le palle, in poche parole, scusate i termini, e allora succedeva che i genitori erano convocati e tutti dicevano, bambino con difficoltà, surplus educativo, affettivo, io posso, anche se lavoro il pomeriggio, una mamma diceva, farlo venire a casa mia, farla torta al cioccolato, l'altro diceva io sì lo porterò, cioè i genitori facevano così. Oggi ho presidi che mi chiamano, che mi dicono, senta, c'è un bambino qua, non lo vuole nessuno perché rompe, i figli degli altri sono ostacoli sulla strada della crescita dei nostri, sarà meglio che questo, siccome i bambini guardano, lo contrastiamo. Perché se no continueremo ad alimentare, poi prendendocela con internet, con i ragazzi, con altri, la società appunto della competizione e dell'individualismo. Questo io credo che sia un tema molto difficile in realtà, ma molto importante. Siamo alla conclusione, prima di dare la parola a Marco per le conclusioni, ecco, volevo riportare, avevo iniziato questo incontro con l'espressione di quell'insegnante Lodoli e del libro di Serra. Un mio collega mi ha girato una esperienza di una psicologa che non conosco, Roberta Scaramuzzino, che mi colpiva perché mi piacciono molto le provocazioni, proprio far capire che il problema è quasi all'origine, quando il bambino è piccolo. Ve la leggo e ve la rigiro così, anche perché può servire come non dico come chiosa finale, ma come provocazione. Questa psicologa ricorda che nell'asilo nido i bambini vengono educati alla relazione, l'abbiamo visto anche prima, essere consapevoli delle proprie emozioni, poi il vuoto. I successivi cicli scolastici ignorano questo aspetto. C'è di tutto intorno a noi, si parla di genitori spazzaneve che eliminano tutti gli ostacoli ai figli, vuoi per sensi di colpa, vuoi per iperprotezione. Si vedono bambini alle prese da soli con videogiochi spesso violenti, che fanno confondere la realtà con la finzione e veicolano messaggi da far west. Ridateci il cortile, il parco giochi dove c'è il confronto. Abbiamo visto prima la relazione, diceva. I bambini hanno bisogno di tempo per misurarsi con la realtà, devono stare alla loro età. C'è un bisogno non soddisfatto dei bambini ed è quello di essere bambini. Invece vengono interpellati per ogni decisione. Cosa vuoi? Cosa preferisci? Ecco, di mettersi subito in gioco quando ancora non hanno età. Ecco, chiudo dicendo questo, che cioè, non è che noi abbiamo trovato la soluzione a tutto, però sicuramente abbiamo capito che non siamo di fronte a due compartimenti stagni, ma due mondi, due punti che dialogano tra di loro. Anzi, addirittura, ecco, voglio dire, da parte degli adulti c'è questa, come dire, con creatività, è stato detto, l'aiuto
a diventare, a far diventare adulti i nostri adolescenti, non mai sostituirsi a questo. Per questo serve essere punto di riferimento, serve essere genitori autorevoli. Ecco il terzo spot non voluto. Io vi consiglio di leggere il libro di Matteo Lacini, che ho bisogno di genitori autorevoli, che non a caso cambia proprio a fagiolo su questo, anche perché tutti le parole, i temi che abbiamo toccato stasera, dalla memoria al testamento, questa eredità da raccogliere, da recepire, la dimensione rituale, la fiducia, la stabilità è fondamentale per rendere questo rapporto sempre più proficuo, per far sì che, ecco, che non abbiamo due rive opposte, ma come è stato detto prima, siamo proprio in mezzo al fiume a camminare insieme. Io farei un grande applauso ai nostri tre ospiti, veramente hanno arricchito la serata, da Matteo Lancina, Alessandro Arghelli e Fabio Pippo, che ringrazio Marco Scali per l'organizzazione dell'evento. Anch'io ringrazio i nostri ospiti perché personalmente ci hanno dato tanti stimoli su cui riflettere appunto personalmente, ma anche come Azione Cattolica, quindi sicuramente ne faremo tesoro. Ci hanno dato veramente, partendo da punti di vista diversi, un quadro generale della questione, anche se chiaramente non è che si potevano approfondire ogni dimensione. E come diceva Matteo, anche a me piaceva molto la coerenza e l'essere in linea, quindi significa che abbiamo fatto una bella scelta, quindi li ringrazio ancora. Saluto in particolar modo Alessandra, che parte subito, riprende il treno per Bologna, ha fatto degli sforzi enormi per essere qui, però insomma ci è riuscita nonostante le ferrovie hanno durato fino all'ultimo a non farla arrivare. E su questo tema appunto ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè noi vogliamo dare anche la possibilità di parola ai ragazzi, quindi l'Azione Cattolica offre alla scuola interessata, una sola purtroppo non possiamo fare più, la possibilità di fare un percorso quest'anno scolastico con un esperto per mettere in gioco questa questione della comunicazione. Io mi auguro che ci sia qualcuno che aderisca, perché penso che sia una bella offerta e possiamo continuare questa tavola rotonda virtualmente, per poi magari a fine anno avere la riconsegna da parte dei ragazzi, che cosa ne pensano loro su questa questione. Grazie ancora a tutti, do l'appuntamento a domani per coloro che insomma vogliono festeggiare con noi una giornata di festa a Camporeggio. Il tempo dovrebbe essere bello domani, quindi vi aspettiamo numerosi e buona serata a tutti.